Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. È appena uscito il trailer, il countdown to launch trailer di Final Fantasy VII Ever Crisis. E ragazzi, dobbiamo guardarlo. Assolutamente. Dobbiamo assolutamente guardarlo. In copertina c'era già Young Sephiroth. Quindi non so che cosa aspettarmi. Letteralmente non so che cosa aspettarmi, per cui voglio fare la reaction in live, cioè diciamo dal vivo, cioè registrandolo mentre lo guardo. E ragazzi, 2 minuti e 19 di puro godimento. Oshino Inochi, Life Stream. Arairu. Queste sono le cutscene del gioco? Kanjo no se. Meguri meguru. Toki ni majiwari. Toki ni hanare. Mita koto no nai monogatari o utsushi dasu. Sore mo mata. Sephiroth che scende con le piume bianche? Le materie incastonate nella spada. E tra l'altro quello che ha fatto all'inizio è lo stesso dialogo, cioè lo stesso monologo che fa Sephiroth prima del tutorial del gioco. Cioè questo monologo di Sephiroth è lo stesso che si sentiva nella beta prima di cominciare il gioco, cioè dove praticamente ti introduce poi al tutorial con Zack e Cloud che combattono contro Sephiroth. Ma io non capisco questo. Le piume bianche. Quindi sono due le possibilità. O Sephiroth qui è buono, oppure le sue piume erano bianche perché lui era buono. E successivamente sono diventate nere perché lui è diventato cattivo. Si è, diciamo, corrotto. E sarebbe fighissima questa cosa. Majiwari, toki ni hanare. Mita koto no nai monogatari o utsushi dasu. Sore mo mata. Hoshi ga un'altra possibilità. Mou hitotsu no kanousei. We still don't know Sephiroth. La grafica del gioco è deliziosa, ragazzi. Cioè, questi modelli cibi fatti così sono bellissimi. E se quella è la qualità delle cutscenes, incredibile. Queste sono tutte cose che conosciamo in realtà. Abbastanza lineari con la storia che conosciamo. Siamo Soldier, classe P0, nati dal progetto Zero. Modello passivo, classe P0. Ok, facciamolo. Guardate che belle le animazioni. Veramente sto gioco si sta presentando in maniera eccezionale. They are too kind for their own good. Sono troppo gentili per i loro buoni propositi? Ma guarda Sephiroth come sembra gentile. It's going to get them killed one day. Sembra che si facciano. Sembra. Cioè. Si faranno uccidere un giorno. Cioè, proseguendo così si faranno uccidere un giorno. Devi scegliere.
Coloro che vivono sono importanti per te? Adesso cominciamo una nuova storia, Cloud. What the fuck? Oddio, ma cioè, allora, questo è il ragazzo che durante la beta si vede che praticamente accompagna i soldati di Type Zero. Non so il nome e non so neanche se viene detto addirittura il nome durante la beta, perché lui parla soltanto con Glenn e il gruppo di, diciamo, di soldati di First Soldier, però lui non si presenta. Ed è lui quello che ha il cane praticamente insieme. Sembra essere amico con Sephiroth, eppure dovrebbero essere nemici, perché lui fa parte del Wutai. E invece guardate Sephiroth come sembra gentile in questa, in questo frangente. Sembra super gentile. E si rivolge anche in maniera gentile. Anche la voce da ragazzino. Cioè, adesso cominciamo una nuova storia, un nuovo viaggio, Cloud. Cioè, come se volesse venire a dire che... Oddio, a me sta venendo in mente che Sephiroth possa essere buono qui. In realtà, da un lato, non lo vorrei questo. Cioè, Sephiroth è figo anche perché è cattivo. Però c'è anche da dire che Sephiroth inizialmente non era così. Sephiroth è impazzito dopo. Quindi magari noi potremmo vedere tutto quello che è stato Sephiroth prima di impazzire e diventare il Sephiroth che conosciamo. E quello già, secondo me, potrebbe essere interessante. Anche il dettaglio delle piume bianche, secondo me, mi rimanda a quello, nel senso che lui prima era buono. Però già in Crisis Core lui aveva l'ala nera. Si vede che lui ha l'ala nera, non ce l'ha bianca, come Angeal, ad esempio. Lui aveva già l'ala nera lì. Quindi che forse il marcio si era già insinuato dentro di lui, nonostante abbia sempre mantenuto quella sua compostezza che lo rendeva anche affascinante in Crisis Core. Però questa... Cioè, ragazzi, questo dettaglio è importantissimo. Il dettaglio delle piume bianche che accompagnano Sephiroth è pazzesco. E anche il dettaglio di come Sephiroth qui sia genuinamente buono. Cioè, lui si preoccupa praticamente anche delle persone che verranno uccise. Cioè, continuando così, si faranno uccidere un giorno. Cioè, proprio per parlare del fatto, probabilmente, della guerra del Wutai. Perché qui ci troviamo nel bel mezzo, comunque, del conflitto del Wutai. Anche se, in realtà, qui Sephiroth è più giovane. Quindi è vero che, comunque, la guerra del Wutai è stata un bel pezzo di storia in Final Fantasy VII. E quindi potrebbe essersi protratta nel tempo, però... Bisogna vedere, effettivamente, dove viene collocato il tutto. Perché quel ragazzo è sicuramente del Wutai e sembrano quasi essere amici. Quindi potrebbe essere magari la causa scatenante della guerra del Wutai. Cioè, ci fanno capire praticamente come sono cominciate le ostilità. Poi vabbè, tutto quello che è successo dopo lo sappiamo. Ma come sia scoppiata effettivamente questa guerra? E non solo per le riserve di Mako o comunque tutto quello che poi la Shira dice, eccetera, eccetera. Si potrebbero scoprire tante belle cose. Tra l'altro Sephiroth bello come il sole anche da giovane, ma poi se la qualità delle cutscene è questa, cioè veramente è un gioco PS4 praticamente, cioè un gioco su Switch, non lo so, cioè incredibile che sia stato realizzato per Android e iOS, cioè la qualità che hanno messo potevano tranquillamente fare un gioco stand alone. È incredibile questa roba. Comunque, sto trailer è una bomba. Sto trailer è una bomba.
Non vedo veramente, adesso sono in hype più assurdo, non vedo l'ora che esca il gioco completo. E tra l'altro vi ricordo, ragazzi, che da oggi pomeriggio cominceranno i video countdown su tutto ciò che dovete sapere di Ever Crisis. Quindi questa è una reaction e ve la faccio uscire così, senza tagli, senza niente, proprio di getto. La faccio uscire così. Ditemi anche voi cosa ne pensate sotto nei commenti. Cerchiamo di costruire una teoria, cerchiamo di costruire dei dati e vedere effettivamente quello che possiamo immaginarci che possa succedere. Mamma mia, ragazzi, non vedo l'ora. Passo e chiudo.